Casco, polizia inglese antisommossa, visiera balistica, casco solido costruito per dotare le forze di polizia di un casco antisommossa. Il casco è possibilmente usato a segni, graffi, ma conserva la sua struttura integra. Questo che vedete e ritrovate su più parti frontale questo numero, il numero di matricola dell'appartenente, e sotto questi adesivi gialli che vedete, se li distacchiamo, troviamo altri numeri riportati uguali, identici a quello in oggetto. Probabilmente vengono aperti man mano che questo diventa poco leggibile. Dietro a un'imbottitura imbottita per parare i colpi, il casco ovviamente viene venduto come oggetto da collezione, non è assolutamente certificato per nessun tipo di utilizzo. Visiera in plexiglass, molto spessa, 3-4 mm. Passante metallico per visiera in alluminio, regolabile in altezza, si può aprire. All'interno è imbottito e ha come un normale casco da moto. Al zoccolo con mentoniera, è importante ai lati, a queste griglie che probabilmente servono per far passare il rumore per sentire i rumori esterni, le voci, eccetera, eccetera. All'interno dell'aggancio vediamo c'è un piccolo avvallamento colore blu scuro, la scritta Polis, potrebbero avere piccole differenze l'uno con l'altro. La datazione è intorno agli anni 80-90, casco radiato dall'uso, per cui dismesso, non più in dotazione. Le taglie sono normalmente descritte come taglie classiche, tipo 57, 58, 60, 61, eccetera, eccetera.